Ciao! Allora, in questo video voglio far vedere come vorrei mettere delle ventole per aiutare il frigorifero a raffreddare più che altro l'estate. Allora, il problema è questo, ho un frigo vecchio, un trivalente, che però si sa, non funzionano mai tantissimo, specialmente quando le temperature sono abbastanza elevate. Molti dicono riescono a tirare giù al massimo 10 gradi in base alla temperatura esterna, non lo so, vabbè. Fatto sta che io mi ricordo che nel vecchio Ford Transit che avevo riuscivo ad avere delle temperature veramente basse. In questo qui, questo camper qua, io ricordo che è un Adriatic 400 del 90, non riesce a raffreddare a dovere. Adesso io ho già fatto un lavoro che a quanto pare è di routine, in quanto consiste in tirare via il frigo direttamente da dove è alloggiato, ribaltarlo, picchiettare sulla serpentina, l'ho lasciato ribaltato 24 ore, pulito, bruciatore, tutto quello che si poteva fare l'ho fatto. L'unica cosa che mi manca ancora da fare, ho addirittura levato lo sportellino dal congelatore. Adesso poi ci metterò una griglia metallica, così tanto perché il congelatore tanto non mi serve, così che il freddo del congelatore va all'interno del frigo e aiuta a raffreddare. L'unica cosa che devo ancora fare, ho letto da qualche parte che si può anche sostituire la pasta termica sul fondo del frigo dove ci sono i dissipatori. Quella non l'ho fatta, ma la farò. Allora, adesso quello che voglio fare consiste in questo. Allora, io ho già le ventoline, quelle classiche della CBE, che sono le due ventole con il regolatore, che partono o sono fisse, vanno sempre, oppure vanno in automatico su determinate temperature, si azionano e buttano fuori il calore dalla griglia della reazione posteriore. Però sono delle ventoline che insieme hanno questa dimensione, cioè sono piccoline, non riescono a tirare fuori più di tanto. Allora ho visto che l'ideale è mettere delle ventole da 120 mm, da 12 cm classiche, quelle che si usano nei PC. Allora io cosa ho fatto? Mi sono fornito tre ventole di queste, che tra l'altro le ho trovate su Amazon, vi lascio un link in descrizione per così sapete quali sono. Vengono vendute direttamente nella scatola da tre ventole. Le tre ventole sono perfette. Allora, le ventole sono queste qui, che tra l'altro hanno un consumo, adesso non c'è scritto qua sopra, io l'avevo letto, da 0,23 ampere l'una, perciò quando vanno tutte e tre avrò 0,69 ampere orari di consumo di queste. Ma io queste qui le collegherò, che le farò partire con un bel termostato con la sua sonda, che andrò a fissarla vicino alla serpentina, sono proprio sopra la serpentina, così che io gli do le indicazioni, gli dico, faccio vedere, gli dico qua dietro ci sono i collegamenti, gli dico quando la serpentina arriva a una determinata temperatura le ventole devono partire. Il tutto montato su con, ovviamente, come faccio sempre io, non ce l'ho adesso qui, l'ho messo da qualche parte, ce l'ho in tasca, il classico interruttorino con la sua lucina, così io attivo questo qui quando lo voglio usare e va, quando non lo voglio usare, ok, lo spengo tranquillamente. Tutto questo credo che andrà incassato sulla mascherina. Vi dico, adesso sul camper abbiamo una temperatura di credo una ventina di gradi abbondanti, che fa veramente caldo, e vi faccio vedere quanto misura in questo momento il frigorifero. Un attimo, che il frigorifero in questo momento mi dà la bellezza di 1,2 gradi, che non è male. Vedete, io ho le ventoline, questo automatico non è male, però si sa che come lo si va ad aprire il frigo perde subito la temperatura, perciò quello che
mi tocca fare è dargli più potenza, di modo che se io apro e prendo una bottiglietta dell'acqua e chiudo subito, almeno cioè abbia una bella potenza questo frigo qui. Niente, allora devo andare a ricercare delle bacchette d'alluminio o qualcosa per mettere insieme queste ventole e vediamo cosa riusciamo a fare. Dai, Luma. Ho levato la griglia di aerazione fuori dal frigo e queste qui sono le ventole che ho, che sono le classiche, quelle della CBE, però vedete che di spazio ce n'è tanto. Qua dietro c'è il frigorifero e praticamente andrò a mettere questa situazione qua. Ci sta proprio giusta giusta. Ho trovato questo angolare di la mia zincata, le fisso tutte e tre e andranno a posizionarsi qui, così prenderà per intero tutto lo spazio disponibile, anche se poi tanto lo sportellino lo devo sostituire perché voglio metterne uno che abbia dentro anche il camino. E niente, adesso allora vado a preparare queste qui, fissarle con le viti sull'angolare, tagliare l'angolare perché sennò è troppo lungo, e vediamo un po' cosa si riesce a fare. Benissimo, adesso io ho provato a fare un collegamento delle tre ventole sulla nostra bacchetta. Ok, ho già collegato il termostato, come vedete ho già fatto i collegamenti un po' volanti, qua adesso si capisce poco, ma vi farò vedere che è una cavolata. Praticamente vedete questi, no, qua c'è la sonda, ok, questi quattro, questa morsettiera, qua ci sono delle indicazioni e io l'unica che avevo capito era il più e il meno, però poi non ci avevo capito niente di quello che andava dopo. E dopo una serie di prove ho trovato anche uno schema in rete e vi faccio vedere il mio schema professionalissimo che comunque è semplicissimo, perché praticamente io adesso qua li ho disegnati con un arancione nero, vabbè. Allora, praticamente il cavo del più va sul più del termostato, dove c'è indicato il più, va da lì e poi va alla ventola. Mentre il cavo del meno entra nel meno, entra nel morsetto a fianco, dopodiché dal primo morsetto a destra, diciamo, esce e va alle ventole. E funziona tutto così. Comunque è semplicissimo, se volete farvi, non so se riesco a farlo vedere bene, se volete farvi uno stamp della pagina e così, comunque si trovano anche le indicazioni in rete, è semplicissimo. Va bene, allora, se avete le mie stesse ventole, quelle che vi indico in descrizione, vi arrivano col cavo così. Avete sia un cavo a tre poli che un cavetto a quattro. Praticamente voi vedete che dal 3 al 2 ci sono solamente due cavetti. Ecco, praticamente io ho individuato quei due cavetti lì, li ho tranciati dall'altro cavo, sono tre i cavi, poi andranno messi assieme, e li ho collegato più e meno. Praticamente su tre cavi il più e il meno sono... Allora, il meno è il cavetto centrale e il più è quello che lateralmente non ha, non so se si vede,
se si riesce a vedere, perché qua adesso c'è una luce, vedete che uno dei gavetti c'ha c'ha una riga argentata, diciamo, uno dei tre gavetti. Ecco, quello con la riga argentata praticamente va evitato. Si prende quello dalla parte opposta. Praticamente quello con la riga argentata è questo qui, che va messo praticamente via, e si prendono le altre due. Cioè il centrale che diventa il meno e il laterale che diventa il più. Io adesso vado a tac, vado a tagliarlo. Questo diventa il più. Ok. E questo qui diventa almeno. Ok, e lascio il filo con. Ah, ecco, così si vede bene. Il filo con questo tratteggio grigio da parte. Questo lì lo lascio a parte. Quello lì praticamente non verrà utilizzato. Adesso io delle tre ventole vado a prendere di ogni ventola questi due fili qui e li vado a mettere assieme, così poi faccio un'unione, faccio un cavetto unico e vado a usufruire di questo spinottino. Vedete, c'è maschio e femmina con i due cavetti, così per qualsiasi motivo io voglio smontare le ventole, non devo stare a scollegare fili, ma stacco solamente questa. E niente, dai, adesso unisco il tutto e poi andiamo avanti con la spiegazione. Allora, fatto questo, abbiamo messo a posto un po' i cavetti, abbiamo collegato questi qua, il morsettino con cui io questo stacco e mi porto via le ventole senza alcun problema. Abbiamo anche collegato i nostri cavi. Vedete, come vedete, questo cavo qui va. Adesso ne ho messo un po', tac, e arriva essere collegato al nostro termostato come lo schema che vi ho fatto vedere prima. Vedete, più e meno. Il più va a finire qua dove c'è il più dell'alimentazione e il meno va a finire nel primo a destra, e quello in mezzo fate un ponticello, e il meno dell'alimentazione va sul secondo da sinistra. E questa è la sonda. Faccio vedere che se io gli do corrente funziona anche. Adesso qua l'ho collegato con un alimentatore a 12 da casa. Vedete, allora intanto partiamo magari da spento. Allora, io lo accendo, tac. Adesso qui le ventole, come vedete, stanno già andando. Opla, se vado avanti così non so se ne rimane da montare sul camper. Ok, ce la possiamo fare. Tocca qualcosa. Ah, ecco, ok. Vabbè, comunque, le vedete che stanno girando, no? Qua c'è un pezzettino di lamiera che tocca un pelo. Allora, se io in effetti vado, come vedete, è impostata a 7 gradi, cioè che quando questo qui tac, sente 7 gradi, le ventole partono. Vedete, io sente più di 7 gradi, dai 7 gradi in su le ventole partono. Io adesso sto sfregando questo e infatti la temperatura sale. Io basta che schiaccio questo, vado a impostare la temperatura più alta, vi faccio un esempio, la porto, che so, ecco, 27 ad esempio. Adesso la metto a 25. Ok, lui prende 25, no? La sonda adesso sente 21 gradi e 7, io vado a sfregarla per generare del calore. Ok. Adesso vedete, guardate le ventole dietro. E vedrete che come arriva 24,7, 24,8,
25. Adesso a momenti forse un grado c'è di differenza di impostazione, adesso mi ricordo, e dovrebbe partire. Aspetta, perché ci sono delle impostazioni da mettere. Questo non parte, vediamo. Ah, perché c'è il menu, forse. Ah, ecco, forse ci sono 2 gradi di differenza. Perciò con 2 gradi di differenza da 25 dovrei arrivare intorno a 27, vediamo. Ok, a 27 parte perché nelle impostazioni ci sono i 2 gradi di differenza. Vedrò di farvi vedere anche la vi metterò anche la schermata delle impostazioni perché non riesco. Sì, la scaricherò perché io non ce l'ho, perché mi è arrivato praticamente in una busta senza niente. Ok, vi ho fatto vedere che funziona e adesso non resta altro che montarlo sul nostro camper. E la cosa bella è che non devo mettere l'interruttore che volevo mettere. Adesso vi faccio vedere. Metto qui la sonda così si raffredda piano piano. Scende sotto, vedete? Scende, tac, e le ventole si sono fermate. Non devo mettere l'interruttore per scudo perché qui c'è accensione e spegnimento. Ok. Resta solo che andare a fare un foro nel pannello e andarlo ad installare. Ok. Qua c'è la nostra serpentina, arriva la sonda, arriva qui. Io l'ho infilata con una squadretta sfruttando una vite del frigo e ce l'ho praticamente incastrata dentro. Secondo me, se gli metto un po' di pasta rossa la tiene ancora più ferma, però tanto metti caso che devo sganciarla per qualche motivo, comunque è incastrata dentro, non va da nessuna parte. Questo qui è il filo che mi arriva per collegare le ventole che andranno fissate qua sopra. C'ho già 2 fori, qua bisognerà fare un lavoro, poi vedremo. Comunque, qui adesso vanno fissate le ventole praticamente in questa maniera. Un attimo che ho solo 2 mani, ma hanno fatto così. Le ventole in questa maniera qui. Allora, le ventole sono fissate, comunque io ne ho messe 3, ne potete mettere 2, magari anche una può bastare. Si vede dietro, vedete lì, questo è lo spinottino, questo è il cavetto della sonda che va davanti. Ok, bello fissato, bello solido, a parte che qua si muove perché c'è il telaietto da mettere a posto. Poi dopo ci vado a mettere la sua mascherina. E vi faccio vedere la parte anteriore. Qua è ancora aperta, come vedete abbiamo messo qui il termostato, ci sono i cavetti sotto, adesso devo collegarla a 12 e risulta praticamente così, bellissimo e stupendolo. Ed ecco montato il termostato, qua è impostato a 25 gradi. Adesso la sonda di temperatura mi segnala che ho 39 gradi 8 perché praticamente è stato acceso tutto il pomeriggio il frigo senza le ventole, senza niente, perciò tra l'altro sono molto vicino alla serpentina. In questo momento il mio frigo c'ha 3 gradi 6 e sta andando a gas. E adesso piano piano scende, vi faccio vedere da fuori. Allora, vedete? Qua le ventole stanno girando, tirano su una bella aria, si vede da dietro il termostato, l'infilo lì, vediamo, no, non riesco a infilarli. Comunque si vede, ecco qui, si vede attraverso la ventola, eccolo qui. A questo punto posso anche rimontare la griglia dietro, tanto qua il lavoro è finito. Allora, solo un piccolo appunto, ho fatto
fatto un piccolo errore. Quando ho collegato in casa le ventole per provare se tutto andava, non mi ero accorto che c'era la polarità invertita sul trasformatore che stavo utilizzando, un trasformatore a 12. Ok, infatti quando sono andato a collegare tutto qua, non mi partivano le ventole, ho controllato tutti i contatti, non mi partivo, poi mi sono accorto, sì, non partivano proprio perché la polarità era inserita. Infatti, nel momento in cui le ventole dovevano partire, ho provato a scollegare e ricollegare quello spinotto che avete visto, quello rosso che ho messo. Praticamente dava un piccolo spunto come partenza, però al contrario. Allora lì ho capito che la polarità doveva essere invertita. Ho invertito i cavi lì nelle ventole, i collegamenti del termostato. Ho lasciato quelli. Niente, ricordatevi quando andate a collegare i due fili, come vi ho fatto vedere nello spinottino che c'erano i due fili più quello tratteggiato, che allora a quanto pare il più sarà quello al centro e il meno sarà quello laterale. Comunque, vabbè, è una cavolata. Lo vedete, se vedete che non funziona in un modo, funziona nell'altro, problemi non ce ne sono. Allora, che dire, il termostato è montato, le ventole sono montate. Vi ricordo adesso su queste ventole c'era sull'immagine di Amazon c'era scritto che facevano 0,23 ampere di consumo, perciò le tre ventole mi vanno a consumare 0,69 ampere all'ora. Devo dire che è un ottimo consumo, secondo me. Adesso vedrò col tempo come reagisce il frigorifero, se raffredda abbastanza bene, e vedrò un attimo come va. Se avete delle domande, non esitate a lasciarmele sotto al video, anzi, commentate, fatemi sapere se avete anche voi fatto un'esperienza simile o qualche esperimento simile con le ventole, o okay? Che benvengano dei consigli, benvengano delle critiche. E niente, vi lascio tutto giù in descrizione, quello che vi potrebbe servire per fare il mio stesso lavoro. Spero che voi lo facciate anche meglio. E vi ringrazio e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!